Un giorno si è riunita la commissione per il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, da assegnare alla struttura complessa immunematologia e medicina trasfusionale, e per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di microbiologia e virologia, da assegnare alla struttura complessa laboratorio di microbiologia. Presente verbale quindi si apre data odierna 7 giugno 2022 alle ore 10:04. Presso la struttura complessa risorse umane dell'SST dei Sette Laghi. La commissione si riunisce in seduta pubblica ai sensi dell'articolo 6 del DPR 483 del 10 dicembre 1997 per il sorteggio, come dicevamo, dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici prima citati. La commissione di sorteggio, nominata con delibera 348 del 10 luglio 2020, è presente nella seguente composizione: sottoscritto Ghilotti Damiano, presidente, la signora Alberta Brunella, componente, la signora Pili Simonetta, componente segretario. La commissione prende atto, per quanto riguarda gli adempimenti di cui l'articolo 6 del DPR 483 del 10 dicembre 1997, che la notifica del presente sorteggio è avvenuta mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi numero 12 del 23 marzo 2022. La commissione prende quindi visione degli elenchi degli iscritti nell'ultimo ruolo nominativo regionale, per quanto qui di interesse, di quelli specifici riportanti il personale di ruolo delle discipline della qualifica prevista. Per la disciplina di microbiologia e virologia, non essendoci un numero sufficiente di iscritti nei ruoli nominativi regionali della Lombardia, si predispone un elenco utilizzando anche i ruoli della Regione Emilia-Romagna, della Regione Liguria, della Regione Piemonte e della Regione Veneto. Si precisa inoltre che, data l'urgenza di concludere le presenti procedure in tempi brevi, si procederà al sorteggio di un ulteriore supplente da convocare solo nel caso in cui il titolare e il supplente siano impossibilitati a prendere parte ai lavori della commissione esaminatrice. Vi mostro gli elenchi. Prima l'elenco dei direttori di struttura complessa disciplina trasfusionale, composto da 15 nominativi. Poi l'elenco dei direttori di struttura complessa disciplina di microbiologia e virologia, composto da 12 nominativi. Ecco, di conseguenza i numeri indicatori delle decine saranno solamente lo 0 e l'1. Per il sorteggio la commissione decide di seguire la procedura in stretta analogia a quanto previsto dall'articolo 15 del DPR 20 novembre 1948 numero 1677 riguardante le modalità di estrazione delle lotterie nazionali, utilizzando due sacchetti contenenti ciascuno le palline numerate occorrenti, uno di colore blu e uno di colore verde, per l'estrazione dei numeri indicatori rispettivamente delle decine e delle unità. Quindi verifichiamo prima i numeri indicatori delle decine. Come dicevamo, i numeri indicatori saranno lo 0 e l'1. 0 1. E poi verifichiamo i numeri indicatori delle unità. 0 1, paura, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Va bene. Si procede quindi all'estrazione così come di seguito precisato. Allora, cominciamo con l'estrazione riguardante il concorso pubblico per titolo d'esame per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina di medicina trasfusionale da assegnare alla immunematologia e medicina trasfusionale. Ecco, cominciamo i numeri indicatori delle decine per il componente titolare. 0 0
da rifare ovviamente le stazioni delle unità. 7. Corrispondente al numero 7 dell'elenco. Lanzini Paola, ASST della Valtellina e dell'Alto Lario. Numero indicatore delle decine per il componente supplente. 1. 5. Corrispondente al numero 15 dell'elenco. Toschi Vincenzo, ASST Santi Paolo e Carlo. L'ulteriore supplente, cominciando dall'indicatore delle decine. 0. E delle unità. 5. Corrispondente al numero 5 dell'elenco. Gerosa Alessandro, ASST di Lecco. Passiamo adesso al sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici del concorso pubblico per titoli di esame per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina di microbiologia e virologia da assegnare alla struttura complessa laboratorio di microbiologia. Cominciamo con l'estrazione dei numeri indicatori del componente titolare, prima le decine. 1. Poi le unità. 9. No. L'elenco è composto da 12 nominativi, quindi ripetiamo l'estrazione. Sì, poi anche la scuola. 7. No. 4. No. 3. No. 5. No. 2. 2. Corrispondente al numero 12 dell'elenco. Scarparo Claudio, azienda sanitaria veneziana. 1. Poi facciamo il componente supplente, prima il numero indicatore delle decine. 1. 6. No. 0. 0. Corrispondente al numero 10 dell'elenco. Sarti Mario, azienda ospedaliera di Modena. 1. Ulteriore supplente, prima il numero indicatore delle decine. 1. Il numero 1 non può che essere l'11, perché era l'ultimo rimasto, quindi, ed è Rassu Mario. Rassu Mario. Azienda sanitaria Vicenza. Ecco, lo rimostro. Esaurite le operazioni di sorteggio, la commissione dispone che il presente verbale venga a cura del segretario rimesso al direttore generale per quanto di competenza e previa lettura, che abbiamo fatto in corso di esecuzione delle operazioni, viene confermato e sottoscritto alle ore 10:13.
Vi ringraziamo e vi auguriamo una buona giornata.